Ed eccoci alla 42esima puntata della rubrica Musicisti dell'Unese. Siamo per la prima volta all'Accademia Bertani. Strano che è la prima volta perché abbiamo collaborato tantissime volte con l'Accademia Bertani. E siamo qui con Michelle Artale. Ciao! Michelle è una cantante, pianista, ora ci racconterà di lei. Innanzitutto la prima cosa che ti chiedo, e che chiediamo anche a tutti, è perché canti? In realtà non c'è una persona, qualcuno che mi abbia spinta a iniziare a fare musica. Ho iniziato quando ero piccolina, avevo circa 6-7 anni, e ho iniziato studiando il pianoforte. E il canto in realtà è arrivato dopo, cioè ho sempre cantato, ma non era un'opzione che avevo preso in considerazione prima. E studio canto da poco più di un anno, con Biagio Bonfrisco a Cittiglio, e poi ho preparato le audizioni per la NAM con Giulia. Giulia Besagni. Giulia Besagni, sì. E niente, quindi in realtà è una cosa che c'è sempre stata, non c'è un vero motivo, non saprei. Però qualche ispirazione ci sarà stata, qualcuno che hai visto che dici che brava, voglio cantare anch'io così. In realtà è nata prima la passione per il piano. Ho una cugina che suona il pianoforte e quando ero piccolina mi ricordo che mi piaceva ascoltarla e rimanevo affascinata a sentirla suonare e anch'io volevo farlo. Cioè era proprio figo, wow, voglio farlo anch'io. Quindi l'ispirazione in famiglia. Sì. Ok, ok. Ma cosa ascolti? Quando mi chiedono che genere ascolto o che genere faccio, sono sempre un po' in difficoltà, perché cioè la musica è bella perché è varia, a me piacciono tutti i generi, oddio, la maggior parte dei generi, però il genere in cui mi rispecchio di più è l'R&B e tutto ciò che ne deriva, quindi il blues, il reggae, e mi piace molto il funk, soprattutto pop star americane, tipo Ariana Grande, che la seguo da quando ero piccola, oppure Amy Winehouse, Adele. Quindi hai studiato piano da bambina, sì. Avrei avuto quindi il primo saggio, la prima volta davanti a un pubblico. La prima volta davanti a un pubblico è stata a una recita in quarta elementare, dove mi avevano dato una parte da solista e mi ricordo che sono andata in palla quando ho visto tutte le persone e infatti poi da quel giorno non ho più cantato fino a che non ho iniziato seriamente quest'anno. E è stato un po' traumatico. C'erano tante persone, tutti i genitori della classe. Sì. Esatto, classico. Okay. E invece la più bella volta che ti sei, che hai cantato, che hai proprio provato una bella soddisfazione, che sei andato davanti al pubblico. Allora, beh, io comunque ho appena iniziato seriamente, quindi non ho molte esperienze a cui fare riferimento. Potrei parlare del saggio di Moderno di quest'anno, che ha fatto appunto Giulia con l'Accademia, che è stata una bella esperienza, cioè mi sono sentita per la prima volta non in soggezione. Okay. E è stato bello cantare. Ora ti faccio una domanda che di solito non facciamo, ma ne parlavamo prima dietro le quinte, come si dice. La tua opinione su questa moda dell'iTunes, delle cantanti e dei cantanti giovani della tua età, visto che abbiamo per ogni tanto un qualcuno di questa età a cui chiedere. Io penso che l'autotune sia comunque uno strumento aggiuntivo, quindi è qualcosa che se usato nel modo corretto è anche piacevole da ascoltare, però penso che oggi si stia un po' esagerando, cioè ci sono delle canzoni che sono inascoltabili, nel senso secondo me come ogni cosa se usata nella giusta quantità non dà troppo fastidio, ci sono delle canzoni che sono proprio robotiche, cioè si sente che... quindi non sono contro ma io non lo uso, ecco. Ok, adesso è vero che sei giovane però hai tanti anni di studio alle spalle. Come ti vedi? Cosa pensi fare? Progetti? Hai delle idee? Allora, innanzitutto la NAM, che è il progetto più grande che ho al momento. E quindi studiare, perché sono ancora piccola e ho ancora tante cose da imparare. E poi, beh, a me piace anche scrivere e comporre, quindi magari far uscire qualcosa di mio. E questo. E poi quello che arriva, principalmente, arriva. Esatto. Quello che arriva, arriva. Questa invece è una domanda che abbiamo fatto ad altri, che è un po' banale, però la risposta è sempre interessante. Quando scrivi,
Quando sono depressa. Sì, ok. e questo vale per tanti artisti, quindi non va essere nella direzione giusta. Ma quando scrivi, pensi prima a un testo e poi alla musica, o in base alla musica che hai, poi cerchi di tirare fuori un testo? Di solito mi esce prima la melodia. Cioè magari mi metto al pianoforte e una sera che sono depressissima comincio a suonare note a caso finché non trovo una melodia, un giro d'accordi che dico wow, bello, e poi magari provo a pensare alle parole. Le parole, esatto. Ok, e quindi si devono sposare e incastrare alla musica che hai tirato fuori. Sì. Possiamo anticipare, cosa che di solito non facciamo, ma questa volta siamo proprio lì per arrivarci, che il 21 luglio sarai sul palco dei musicisti di Udinese, come tutti gli anni, quest'anno è la terza edizione, e quindi riuscirai e quindi ci farai 5 brani e utilizzerai sia la voce che il pianoforte, non è ancora deciso, però... Penso entrambi. Esatto, noi è quello che speriamo. Quindi in attesa di vederti sul palco dal vivo, però adesso qualcosa ci suonerai qui. Certo. Cosa ci fai sentire di bello? Vi faccio sentire La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Molto impegnativo, complimenti e grazie, ci vediamo il 21 luglio. Va bene, grazie, ciao. Fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma.